Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente torno sul canale, era tanto tempo che non pubblicavo un video e niente, volevo semplicemente aggiornarvi sulla situazione della mia Mito. E ci sono stati un po' di problemini da quando ho fatto l'ultimo video fino ad oggi, in quanto a livello intendo familiari, lavoro, cose da fare, insomma tutti i motivi personali per il quale non ho più pubblicato video. E quindi niente, nel frattempo comunque ho fatto qualche lavoretto alla mia mitozza e come potete notare questo è il colore nuovo, non so se l'avevate mai visto al sole. È un bel grigio Vesuvio metallizzato, purtroppo con il sole riflette davvero tanto in quanto è lucidissima e quindi diciamo magari non si può apprezzare il vero colore della macchina. A parte questo ho cambiato anche i cerchi, quindi questo ragazzi sarà semplicemente un video di aggiornamento su tutte le cose che ho fatto in questo periodo alla macchina. Quindi cerchi da 17 diamantati gli danno veramente un look più bello, più sportiveggiante rispetto a quelli grigi opachi che avevo in precedenza, anzi risaltano molto e soprattutto si vedono, quindi evviva il cerchio mezzo cromato, diamantato scusatemi. E niente, a parte questo ragazzi ho fatto delle sostanziali modifiche a livello di motore, di meccanica, in quanto ho lasciato la macchina da un preparatore Serial Tuning che ringrazio ancora per la preparazione che ha fatto alla macchina. La macchina va benissimo, è una bomba e quindi è giusto ringraziarlo. Quindi che dite ragazzi, è l'ora di aprire il cofano così vi faccio vedere quello che ho fatto. Cofano aperto. Questa macchina ragazzi mi piace sempre di più, c'è poco da fare, non riesco a separarmene e la mia mitozza. Questo è il vano motore, spero che riuscirete a vedere tutto, c'è veramente troppa luce e eravate rimasti all'ultima modifica con i copri bobine, ma quella è solo una chicca estetica. Parliamo un po' di cose sostanziali. Ci sta kit eliminazione vapori olio che scarica direttamente a terra, quindi non ci sta una vaschetta di recupero dei vapori, quindi è una cosa un po' inquinante scaricare a terra senza avere un serbatoio di riciclo, quindi penso che lo farò a breve se rimedio un posto, perché io solitamente si mette in quest'area qua e io ho il filtro del GPL, ma insomma non è una cosa che mi interessa al momento. Quindi cosa è stato fatto con tanto di etichetta di Serial Tuning? Si nota benissimo il downpipe scat, quindi ho scatalizzato. Questo è il catalizzatore, anzi lo scat che ho bendato io in precedenza, ci sta il video se non avete visto andatelo a vedere. Ho cambiato la turbina, ho messo una IHI VL38 derivazione 500 Abarth. Sotto non so se riesco a farveli vedere, ma ci sono i collettori SS sempre dell'Abarth. Dentro la scatola filtro abbiamo il solito sprint filter, sempre quello da tanto tempo. Abbiamo il famoso intercooler maggiorato e tutti i sensori, uno, un altro sta là dietro, la Pierburg che mi sembra che stia qui sotto, della SS, quindi tutti i sensori SS, collettori SS, turbina Abarth, scat e una bella mappa, kit eliminazione vapore olio, la famosissima pop-off di RL Dash Design e una bella mappona che mi hanno fatto i ragazzi di Serial Tuning. Quindi diciamo, giusto per ricordarvi la base di partenza dal quale parto, io ho una Mito 1400 T-Jet 120 cavalli BVL, quindi anche la versione GPL, e non è stato veramente facilissimo fare la mappa a questa macchina, in quanto Max, il ragazzo che mi ha preparato la macchina, ha riscontrato insieme al suo team qualche problemino a far poi comunicare la centralina del GPL con quella della benzina, però alla fine devo dire che ci è riuscito benissimo e ha risolto qualsiasi problema. Una volta fatta la mappa abbiamo provato la macchina, andava benissimo, tirava benissimo nonostante sia una piccola IHI,
però non comunicava, non entrava il GPL, proprio come se fosse stato escluso l'impianto. Fatto sta che ci ha lavorato qualche giorno, ha risolto il problema, adesso mi funziona tutto, va tutto una bomba sia a GPL che a benzina. Quanti cavalli ho? Ragazzi, non lo so. E non so se lo potremmo sapere in un tempo breve. L'ho mappata oramai, penso che siano passate 2 settimane. E però vabbè, a parte questo la devo rullare, quindi magari quando passerà un po' tutto questo caldo verso settembre e magari si rinfresca un po' la situazione, mi facciamo fare una bella bancata, così magari escono fuori i cavalli. Da quello che abbiamo potuto sentire al piede dovremmo stare sui 150 cavalli massimo, 160, però chi lo sa, magari è una sensazione sbagliata, magari ne ha di più, ben venga, ma non credo. Quindi io direi di farvela sentire, ragazzi, se siete d'accordo, perché dai, mi sembra giusto. Oh, questa è la situazione degli interni, che non sono cambiati. Allora, gli facciamo fare un bel giro di chiave. Al momento ci sta anche la benzina 180. La situazione è questa, è diventata diciamo un bel giocattolino, facciamo così, ecco, è diventata un bel giocattolino divertente e niente, magari vi porterò con me on board a fare qualche stradina di montagna. È stato un piacere risentirvi, ragazzi, spero che vi faccia piacere anche voi che ogni tanto pubblico un video. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti, ragazzi.